nostra di socialità. Ecco, allora, una domanda super veloce, perché io non sto vedendo aria di sbaracco, quindi sì, a questo punto ce la permettiamo. Mi chiedevo, visto che ha parlato di istinti, qual è stata l'accoglienza, se ne ha parlato, se ne ha trattato nell'ambito della società vittoriana dell'epoca, visto che dopo qualche anno uscirà lo strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che sembra proprio riflettere un pochino quelle che sono state le idee di Darwin, no? Abbiamo ancora... Ne parlo di sfuggita nel mio libro, però sicuramente furono accolte malissimo, Darwin fu tacciato di ateismo, di moralismo, gli dissero le peggiori cose, soprattutto in ambito clericale, no? Perché appunto la società vittoriana riconosceva negli istinti qualche cosa di estremamente positivo in umano, no? Pensiamo per esempio il tema dell'espressione delle emozioni, qui Darwin dedica un libro, scusate, ecco, a un certo punto nel libro si parla dell'espressione del rossore, qui dedico un capitoletto. Interessante perché ecco, la società vittoriana vedeva nell'espressione del rossore un'espressione di umanità, no? Gli animali non arrossiscono. E questo un po' metteva in crisi Darwin, perché diceva: caspita, c'è un'espressione delle emozioni che non posso vedere nell'animale, no? E lui ancora alla nascita dell'autocoscienza. Quindi l'espressione delle emozioni sarebbe un'espressione che avviene nel momento in cui l'organismo umano è riuscito a raggiungere l'autocoscienza. Comunque, al di là di questo, sicuramente la trattazione dell'espressione delle emozioni stravolge completamente l'immaginario vittoriano, no? E giustamente, come diceva lei, siamo a pochi anni dall'uscita del dottor Jekyll e Mr. Hyde, di cui faccio un piccolo accenno, proprio perché si vedono, no, dei rimandi a questa dimensione animale dentro all'uomo, che sicuramente ricorda quel libro, oltre che Freud. Ti sei dimenticato di ringraziare Feltrinelli che ci ospita, certo, e il pubblico per essere venuto. E allora abbiamo spento 202 candeline, grazie a tutti per essere stati con noi.